Amiche e amici di Andrew Channel, benvenuti nel primo episodio dedicato a Humankind, uno strategico storico a turni sviluppato da Amplitude Studios e in questo preciso istante in Open Dev, pre-alpha version. Questo significa che gli sviluppatori hanno messo a disposizione le chiavi per poter giocare alcuni scenari molto limitati che non rappresentano la complessità definitiva del gioco che vedrà la luce nel 2021, ma che tuttavia ci permettono di iniziare a comprendere le meccaniche e a familiarizzare con alcuni degli aspetti del gioco. Chi conosce questo canale, Andrew Channel, sa che gli strategici a turni sono uno dei generi più amati dai giocatori di strategici. Su questo canale ne abbiamo visti tantissimi. Sid Meier's Civilization 6 è quello che più di tutti ha marcato il passo negli ultimi anni. È decisamente un titolo che, partendo dal nulla come brand, cerca di sfidarlo. È un progetto molto ambizioso, un progetto che io apprezzo, e di conseguenza sono felice adesso di portarvi lo scenario The Towers of Babylon, Lettori di Babilonia. Scoperta, piccoli passi, crescita. Standing at the center of civilization, Babylon is, was, and always will be one of the greatest cities in the world has ever seen. It's your turn to write a chapter in its glorious history. How will you be remembered? Come verremo ricordati nella storia di Babilonia? Scegliamo questo scenario, ragazzi, ce lo giochiamo insieme. Io vi ricordo di iscrivervi a questo canale Andrew Channel, attivare la campanellina e lasciare un pollice in su per vedere molti altri video dedicati agli strategici a turni. Qualora voi fosse invece interessati anche ad altri videogiochi, iscrivetevi anche al mio secondo canale, Storie di Andrew, trovate tutti i link qui sotto. Ma ora iniziamo lo scenario, Lettore di Babilonia. Devo fare una premessa. Ho visto già alcune immagini di questo gioco, ho seguito un video di un youtuber italiano, Falconero, lo conoscete tutti, ha fatto un video di presentazione che mi è piaciuto molto e vi suggerisco di andare a vedere anche quel video, e mi sono fatto un'idea di questo gioco. Ve lo dico da subito, c'è molta ambizione, c'è molta carne al fuoco, questo gioco farà parlare di sé. Adesso andiamo in gioco insieme. Towers of Babylon. Il gioco è un momento in inglese, non so se verrà rilasciato anche in italiano, ce lo giochiamo così com'è, io tradurrò in tempo reale come riesco senza essere un traduttore professionista. Lasciate che vi racconti la storia di questa gloriosa città, Babilonia, dove tutto è iniziato, come si è espansa e come si è sviluppata. Tanto tempo fa Babilonia era poco più di un piccolo quadrato polveroso e un insieme di mercati, di persone con tanti grandi sogni però. Fai crescere Babilonia, esplora i dintorni e colonizza nuove terre. Espanditi e fortifica la città, il destino di Babilonia è nelle tue mani. Allora, il nostro obiettivo è quello di creare una grande città per tante anime, proteggerla da eserciti nemici e porre la nostra influenza su altre terre. Abbiamo capito? Guardate che meraviglia questa grafica. Questa grafica, ragazzi, per chi ha un po' di esperienza, fa l'occhiolino a Sid Meier's Civilization 5, ma è molto più bella. Serve la grafica in questi giochi? No, non serve assolutamente, tuttavia è importante che questi giochi abbiano carisma, che lasci immedesimare il giocatore nel periodo storico, che in questo caso è quello della humankind, quindi dell'umanità, tutta l'umanità, a partire da Babilonia fino ad arrivare alle tecnologie future. Quello che Sid Meier's Civilization non vuole, perché non vuole prendersi sul serio come gioco di simulazione storica, si prende molto sul serio come gioco di strategia, che è un'altra cosa. Qui invece il primo impatto, ragazzi, è diverso. Questo gioco si prende sul serio come simulazione storica e lo possiamo vedere perché si respira l'età del bronzo qui. Le montagne, i territori brulli, diversi biomi, le unità, quando le andiamo a selezionare, i disegni delle unità sono realistici, sono fumettosi, ma sono realistici. Abbiamo uno scout, anzi due scout, perché ogni reggimento può contenere diverse unità, e questo lo vedremo anche in combattimento, ha delle ripercussioni, chiaramente. Gli scout possono reclamare territorio, possono saccheggiare, possono tagliare foreste. Questo è interessante, molto interessante, però non abbiamo ancora la tecnologia adeguata. Abbiamo 4 punti di movimento per unità di esplorazione, 100 punti di salute, 13 punti di combat strength, 0 punti di promozione, li chiameremmo, e un attack range. Signori, queste sono meccaniche che sono praticamente le medesime di altri giochi a turno.
Siamo sul solco del classico, non sembra che ci sia al momento per queste unità iniziali la volontà di strafare, io dico molto bene così, perché il cavallo vincente non si cambia, ci sono cose che sugli strategici a turni vanno lasciate così come sono, chi ha tentato di cambiarle, abbiamo visto anche molto recentemente un altro titolo, Old World, ve lo ricordate? Mi ha fatto un'impressione pessima. Perché a volte nel tentativo di strafare si inciampa e si finisce per tornare indietro anziché andare avanti. Quindi, molto interessante la zona della gestione delle unità. Qui vedo un'icona, supplied, rifornito, che mi interessa molto. Questo esercito al momento è piazzato su un territorio alleato. E rigenerare la sua salute e avrà altre abilità. Ad esempio, il fatto che noi siamo nei nostri confini dà più 20 alla health regeneration, quindi alla cura. Questa è una meccanica che c'è anche in Mayor Civilization 6, ma che viene gestita in modo diverso. Non esiste il concetto di supply. Lo vedremo presto ed è molto interessante. Fatemi fare un salto adesso a Babilonia, che possiamo selezionare, immagino, cliccando sul palazzo reale, questa sorta di piramide babilonese. Ok, infrastrutture. All'interno della città abbiamo una lista di infrastrutture. Ogni città può costruire uno di questi edifici speciali che possono essere... and they are not placed on the map, non sono piazzati sulla mappa, ma miglioreranno direttamente la città, interagiranno con i quartieri e altre entità di gioco in un modo unico. Leggi la descrizione e pianifica in modo accurato la loro costruzione. First, let's build one of the infrastructure by left-clicking on illustration. Ok, costruiamo la nostra prima infrastruttura. È interessante vedere che non servono builder per costruire un'infrastruttura e vediamo subito che sulla mappa ci sono delle icone che rappresentano diverse tipologie di risorsa della città, che poi vengono anche riportate qui sopra. Abbiamo il cibo rappresentato dalla spiga di grano, l'industria rappresentata dagli ingranaggi, il denaro rappresentato da un cerchio d'oro e la scienza rappresentata dall'atomo. C'è un elemento che per la prima volta vedo in un gioco di questo tipo, che è la stabilità. The current stability of the city. It changes progressively until recharging a cap. The stability of each city defines the political stability. Praticamente ci viene detto che avendo noi un 57%, quindi siamo sopra il 54%, la città è sotto controllo. In uno stato di sotto controllo il popolo è ok, è tranquillo. Ok, interessante. This state will remain as long as your settlement stays between 30 and 90. Ok ragazzi, è chiaro, praticamente ci viene detto che finché rimaniamo sopra il 30% e sotto il 90% rimaniamo sotto controllo. Immagino che sopra il 90% ci sia una sorta di grande felicità e sotto il 30% un po' di rivoluzioni. Ok, abbiamo una politica bilanciata, questo è interessante. Se io clicco su City Growth, posso immaginare che la città inizi a lavorare prima le caselle con il cibo e la produzione e poi il resto. Lo tengo su City Grove, giusto per fare un esperimento. E andiamo a vedere cosa possiamo costruire. Una sala degli astronomi. Un quartiere degli agricoltori. Un quartiere degli artigiani, chiamiamolo così. Possiamo costruire una pietra per fare la farina. Non so neanche come si dice. Come si può chiamare? Oh Gesù, una sorta di mortaio che va a pestare i grani, le noci e tutto quello che vogliamo, dà più 4 cibo, ok. Questo è molto veloce. Possiamo costruire i tanning racks per praticamente conciare le pelli. Vedete come mi piacciono i disegni di queste strutture? Danno veramente l'idea di una civiltà primitiva, con questi uomini, queste donne, questi bambini vestiti come dei nativi quasi. Interessante. Sabusha Kashti, una unità speciale immagino di Babilonia, per cui to fight in exchange for access to the temple of land, ok. Servono risorse strategiche, oppure possiamo costruire uno scout. Io quasi quasi vado a costruire per prima cosa il millstone, il nostro chiamiamolo granaio. E poi provo a vedere se posso piazzare. Posso farlo, vedete. Dopo aver costruito il granaio andremo a migliorare
un quartiere dell'agricoltura e lo potremmo fare qui accanto a queste belle zone agricole e su una fattoria, e questo praticamente migliorerà il cibo prodotto da questa fattoria, quindi la città crescerà più rapidamente. Abbiamo già creato una construction queue, una coda di costruzione, questo mi sembra chiaro in tanti giochi. C'è un grande richiamo ai Legend, agli Endless Legend, che guarda caso, ragazzi, è sempre sviluppato da Amplitude Studios e l'editore è sempre Sega, quindi stiamo parlando degli stessi sviluppatori. I livelli di gioco, il modo in cui le città si espandono, c'è questo richiamo. Possiamo anche cambiare il nome della città. Qui possiamo vedere la popolazione, il livello di fortificazione, le estensioni, che immagino che siano i distretti utilizzabili. E poi qui possiamo vedere an assigned kick this button to remove an administration from this city. Praticamente spendendo un po' di soldi possiamo togliere un amministratore. Interessante. This mode will convert industry and money production to science. Questa città adesso si sta focalizzando completamente sulla scienza. Per 5 turni costruirà soltanto scienza. Ho veramente fatto questa cosa? Ok. Penso di aver fatto un errorino. Sapete cosa facciamo? Il Milson lo compriamo con il denaro. Qui potete vedere che i soldi sono scesi, però intanto abbiamo comprato un granaio che ci permetterà di crescere più rapidamente. E vediamo se c'è la descrizione dei babilonesi. Bellissimo il modello in 3D del babilonese. Questo medio orientale... con una tunica ricca, definita, gioielli d'oro. I babilonesi sono degli scienziati. Ah, questo è un boost dei babilonesi, ragazzi. Poter focalizzare le città sulla scienza. Hanno la sala degli astronomi e hanno l'unità speciale, lo Sabu Shakashti. Spero di pronunciarlo bene, ma immagino che nessuno di noi conosca il babilonese abbastanza bene da correggermi. Interessante, siamo in quest'epoca... filosofi delle terre selvagge più due scienze per l'estensione dei settlement, e siamo in età antica. Ragazzi, mi sto praticamente bloccando al turno 1, ma c'è così tanto da vedere, è così bello ed è così affascinante scoprire un gioco per la prima volta. È uno dei momenti più emozionanti secondo me dell'avere un gioco, e me lo voglio godere appieno, anche perché questa è la prima volta che lo gioco io. Possiamo scegliere diversi rami scientifici. Il calendario, l'addomesticamento degli animali. Guardate che comunque i disegni sono bellissimi. La carpenteria e la difesa della città. È bello, è bellissimo. Possiamo vedere la scienza fino all'età classica. Allora, vediamo un attimino le tecnologie. L'addomesticamento ci porta poi alla cavalleria, cioè l'uso dei cavalli in guerra. Poi c'è il calendario che ci dà modo di dei quartieri... del popolo, e ci dà anche i granai. Poi ci porta all'irrigazione insieme al domesticamento e poi la scrittura. Se scendiamo vediamo che possiamo poi incontrare la ruota per costruire carri da guerra. Se scendiamo la carpenteria ci dà modo di utilizzare gli archi, costruire dei porti e dei distretti, immagino, dei pescatori. E poi ci porta alla navigazione, quindi il Pentecounter, che è praticamente una nave un po' più avanzata delle barchette che abbiamo per adesso. Poi c'è la lavorazione della pietra, gli Stoneworks, guardate qui, schiavi che tirano questi grossi massi per costruire le piramidi. Pare che non siano state costruite da schiavi le piramidi, ma lasciamo perdere questa discussione per un altro momento. E poi le watchtower che ci permettono di tenere sotto controllo il territorio. Con City Defense possiamo costruire palizzate, possiamo costruire guerrieri che hanno un'ascia abbastanza affilata e più forza di combattimento, e poi possiamo andare al Bronze Working per la lavorazione del bronzo per avere i lancieri. E più in là guardate quante altre tecnologie: idrologia, filosofia, spedizioni commerciali, esercito fisso, lavorazioni, non so, artigianali, retorica, conquista, cavalleria pesante, gli horsemen, ma che bello, tattiche d'assedio con le baliste, potere imperiale, e poi le quadrilleni con i foreign outpost. È una cosa meravigliosa vedere un albero scientifico così ben fatto e così carismatico. Si respira proprio una dimensione storica diversa. Clicchiamo sul turno successivo finalmente. No, possiamo spostare il nostro esploratore per la prima volta. Andiamo tenendo ovviamente le va, che bello, le animazioni. Che cosa abbiamo combinato?
non riesco a vedere che cosa è successo, mi chiedo scusa, ma forse abbiamo guadagnato qualche risorsa? Diamo l'ordine di andare a vedere. Questo che cos'è? Campo di pietra. Qui c'è del rame, andremo a vedere. Terminiamo il turno. Dobbiamo scegliere la tecnologia. Andiamo sull'addomesticamento degli animali, così magari vediamo se ci sono dei cavalli sulla mappa. Vediamo il turno. E abbiamo già ricercata sta cosa. Ok, allora se l'abbiamo già ricercata andiamo sulla carpenteria, così possiamo abbattere le foreste e fare degli arcieri. Il nostro esploratore, vediamo se riesce ad arrivare resti di animali. Ok. E qui c'è un santuario, andiamo a vedere di cosa si parla. Off we go. Let's do it. Ho chiuso una notifica per sbaglio senza leggere il bonus che mi ha dato l'addomesticamento degli animali. Qui sotto nei commenti me lo dovete dire. Terminiamo il turno 2. Abbiamo adesso anche la carpenteria, l'arte di lavorare il legno. E adesso possiamo fare l'Ambryard e possiamo fare gli arcieri e cancellare delle foreste. Allora, Ransack, possiamo distruggere delle tane. Possiamo, usando Ransack Action. Ma un santuario non penso Let's go. di volerlo saccheggiare, scusate. E poi dove si trova? Eh sì, invece, riusciamo a saccheggiare questa zona in cambio di cosa? E immagino che lo vedremo nel prossimo turno. Tanto Babilonia, qui la popolazione di uno sempre, non si sposta. Ok, ci buttiamo sull'irrigazione per migliorare le fattorie. Terminiamo il turno. Adesso il nostro esploratore dovrebbe aver recuperato 22 di oro. Ok. Interessante. Guardate che meraviglia questi altipiani, queste montagne. Non è che uno può arrivare dove vuole, salendo sulle colline e così via. Cioè, per salire su queste colline, in teoria, noi dovremmo partire da Babilonia, dove c'è un passaggio. Quindi Babilonia, in pratica, blocca questo altopiano. Intanto qui abbiamo trovato degli animali, dei mammut. Close combat unit can behave erratically in battle, can be hunted for food. Ah! Cioè, noi possiamo recuperare il cibo? Signori, attacchiamo il mammut. Your side is stronger overall. Il nostro esercito è più forte, in generale. Abbiamo due unità di esploratori contro un'unità di mammut. Allora, my battle management. Abbiamo intercettato un nemico, lo abbiamo affrontato in battaglia. Se questo è stato un errore, puoi cliccare su ritirata. Se invece non è stato un errore, devi confermare la battaglia e noi clicchiamo qui. Deployment phase. Puoi muovere la tua unità ovunque tu voglia su questo territorio. Questo è un buon momento per usare il terreno. L'elevazione ti darà una migliore visibilità nel combattimento. Le foreste ridurranno il danno che ricevi dall'unità da tiro. E i fiumi ridurranno il combattimento, la forza di combattimento delle unità che combattono sopra di esso. Ok. Io purtroppo non posso salire, quindi posso spostare praticamente le unità per circondare Mammut, ma io non posso salire qui sopra, giusto? Purtroppo no. Purtroppo no. Non so, magari essendo vicine le unità si danno un bonus di supporto. Questo non lo so. Terminiamo il deployment. Ah, ci sono cervi assassini, ma cos'è Rimworld? E ci sono dei Mammut. Interessante. Allora direi di utilizzare immediatamente un attacco contro i cervi per farli fuori. Dovrebbero essere unità, poverini, dovrebbero essere unità più debole, però adesso siamo 2 contro 1. E quindi i mammut ci attaccano. Secondo me ci fanno un male cane. Perché un mammut contro un'unità di scout non c'è. Cioè, no, non ci ha fatto così male. Ok, pensavo peggio. Quindi attacchiamo. Adesso il nostro un'unità di scout è davvero in difficoltà. Attacchiamo la seconda. Dovremmo avere un bonus di flanking, adesso poi vediamo nel prossimo turno se è il caso. Il mammut carica di nuovo e in difesa la nostra seconda unità di scout lo fa fuori. Che cosa abbiamo guadagnato? Oro. Money, money. Vittoria, possiamo vedere il report di battaglia cliccando sul pannello col sinistro.
0 unità distrutte, 0 estensione distrutta, abbiamo perso il 47% dell'energia e della forza di combattimento, che penso sia una conseguenza, unità ferite combattono meno forte. Invece il nemico ha perso 2 unità e ci siamo guadagnati i soldini. Bene. Che bello, bene, bene. Adesso cerchiamo di fare il giro di questa collina. Oppure ci dice costruire un outpost. Magari cerchiamo di costruire... Guardate, qua ci sono dei cavalli. Già li vedo. Possiamo provare a costruire un outpost vicino ai cavalli. Andiamo a Babilonia nel frattempo. E volevo costruire un lumberyard che ci dà... Lo posso comprare con i soldi questo? Allora, stiamo costruendo i farmer, giusto? No, non ancora, perché adesso stiamo praticamente traducendo tutto in scienza. Non stiamo ancora costruendo un piffero. Quando finirà questa fase scientifica inizieremo a costruire. Intanto abbiamo ricercato di irrigazione. E questo boost alla scienza si fa sentire. Andiamo al calendario, dai. Qui ci sono altri animali selvatici, ma non voglio sfidarli, perché in realtà io dovrei esplorare. Oh, reggimenti esplorativi. Ok, chiudiamo il turno, ragazzi, e andiamo a prendere anche il calendario. Io immagino che un'opzione di espansione con Babilonia possa essere quella di espandersi molto rapidamente all'inizio con 2 o 3 città e poi lanciare una fase scientifica per fare un salto. Però è ancora prestissimo per pensare alle strategie. Siamo al turno 6. Allora, qui fortunatamente riusciamo a salire per fare un avamposto, però mi rendo conto che non è un territorio molto ricco, in realtà. Forse potrei provare a vedere un avamposto qui tra la collina e i cavalli. Non ne sono sicuro, però lo possiamo vedere. Andiamo alla ricerca scientifica, difese della città. Terminiamo il turno e questo dovrebbe essere l'ultimo turno di modalità scientifica. Le difese le abbiamo recuperate. Ricerchiamo la lavorazione della pietra. One city in science mode. Ok, adesso abbiamo tolto il science mode alla città e i quartieri dei nostri agricoltori finiranno finalmente in 5 turni. Quindi siamo riusciti a bloccare questa fase di scienza incredibile. Scegliamo adesso un'unità. Proviamo a vedere questo avamposto. Guardate, vedete che qui ci dà diverse possibilità. Questa non mi sembra male, perché un avamposto in questa zona ci dà la possibilità di andare ad avere, a essere vicino a dei cavalli, in mezzo a una foresta, ben difesi e con dei campi da coltivare più in là. Non c'è acqua, non so se questo sarà un problema, però lo scopriremo. Non so se esiste un concetto come l'housing, ma qui c'è un laghetto, chi lo sa. Claim territory. Dove posso fare il claim? Posso farlo ovviamente lontano. Ah no, non ho soldi per fare claim territory, quindi me lo dimentico. A questo punto proverò a dare l'ordine di... Sleep until healed non è ancora implementata come azione. Gli do l'abilità di sentinella in modo che si curi. E poi lo sveglierò quando sarà completamente curato. Abbiamo guadagnato popolazione. Adesso Babilonia cresce perché è tolto il periodo della scienza. Inizia il periodo dello sviluppo. Ok. 3 turni ancora ai quartieri dell'agricoltura. Vedete che il gioco finisce fra 20 turni, perché lo scenario è limitato, chiaramente. E se voi siete curiosi di vedere qualche aspetto particolare nei prossimi turni, avete la possibilità qui sotto nei commenti di suggerirmi quello che vorreste vedere, perché io poi farò un secondo episodio in cui completerò questo scenario e un terzo episodio in cui inizieremo il secondo scenario. Quindi c'è un po' di carne al fuoco su Humankind e sono felice di portarlo sul canale in modo ben strutturato. Adesso aspettiamo ancora con un turno e magari questo sarà l'ultimo di questo episodio. I nostri esploratori si sono curati completamente. Dovremmo avere abbastanza soldi per fare un claim territory. Però vedete che lo posso fare, ma non nelle immediate vicinanze della nostra torre, perché qui i cavalli non li andate a recuperare. Non so perché.
Non so perché. Vedete che invece ha reclamato un territorio molto diverso, molto ampio, ma non riesco a capire perché questi cavalli non sono stati reclamati. Interessante comunque. Adesso posso completare i farmer quarter con i soldi. Facciamolo. Adesso vedete che il farmer quarter ha un bel 3 di sviluppo di cibo perché non ha soltanto le fattorie. Voglio provare a togliere però questa visuale. Forse uscendo dalla città. Devo imparare un po'. Ecco. Vedete che ci sono qui delle zone che sono utilizzate dai nostri piccoli. Ah, c'è un leone che gira. I cavalli, bellissimo. Queste zone invece sono state recintate con delle palizzate. Gli agricoltori hanno iniziato a svilupparle in modo un po' più intensivo. E quindi ci sta che diano più cibo. Molto bello. Molto bello, ragazzi. Mi piace tanto. La mappa è piccina, però cercheremo di esplorarcela per bene. Magari appena finito lo sviluppo di Babilonia facciamo un altro scout per esplorare il resto della mappa. Per adesso abbiamo visto un paio di biomi, da quello verdeggiante e lussureggiante della foresta agli alti piani un po' più brulli, fino ad arrivare ad una costa d'oro baciata dal sole con queste fattorie molto rigogliose. E addirittura qui vediamo delle bianche scogliere, non proprio sul mare. Bellissimo. E vediamo gli animali allo stato brado. Vediamo i leoni qui. La lince, che cos'è? È bellissimo. C'è una cura per i dettagli che adoro. Qui c'è il re leone, ci sono dei caribù che girano. È una cosa bellissima. Amici e amiche, che cosa ne pensate? Qual è la parte di questo video che vi è piaciuta di più? E che cosa volete vedere nel prossimo? Sotto con i like, perché io qua non vi faccio aspettare tanto. Non vi faccio aspettare tanto. Se io vedo 2500 like, butto fuori il secondo episodio, anche se li vedo fra mezz'ora. Grazie per essere rimasti con me, un saluto e ci vediamo molto presto. Davanti per ora è tutto.